Buongiorno a tutti, appunto sono Pietro Pinetti, amministratore delegato dello studio Bozzetto e dirò brevemente due parole sul progetto perché poi con appunto, Riccardo Falco andremo a vedere in maniera operativa che cosa si è creato, che cosa si è sviluppato insieme ad ARPA, Regione Lombardia e a FLA, che ringrazio tra l'altro perché ci ha dato la possibilità di sviluppare questo progetto molto interessante e secondo noi insomma, ci è voluto abbastanza coraggio per fare un passo di questo tipo, nel senso che si sono utilizzate anche delle tecnologie come la realtà aumentata che si sta sempre più utilizzando su alcuni progetti, però non è così scontato poi inserirle in un progetto di comunicazione, soprattutto su temi ambientali come questo e soprattutto ancora di più per l'insegnamento nelle scuole primarie in questo caso. Da dove nasce tutto? Appunto, come vedete, è una collana di quattro libretti e abbiamo iniziato a ragionare insieme al presidente Simini sulla possibilità di utilizzare appunto l'animazione per far comunicazione di tutti i temi che si volevano andare a comunicare, quindi tematiche ambientali e tematiche, in questo caso del primo libretto, tematiche legate alla nutrizione. Perché l'animazione? L'ha già accennato parte del presidente Simini. L'animazione, appunto, Studio Bozzetto lavora dagli anni 60 con Bruno Bozzetto, che è il fondatore. Lavora nel campo dell'animazione, utilizza il cartone animato, il classico cartone animato, diciamo, non solo per realizzare cartoni animati che vediamo in televisione per target bambini, ma la forza dell'animazione è anche, appunto, prima di tutto comunicare contenuto. E quindi spesso anche noi lavoriamo per aziende private, istituzioni o strutture per fare comunicazione interna sulla sicurezza sul luogo di lavoro, per le tematiche più svariate. Se c'è dato prima i talcementi, abbiamo collaborato anche con questa struttura per spiegare problematiche interne all'azienda o per comunicare ai loro dipendenti. Questo lo dico perché adesso vi farò vedere un esempio di animazione che rende bene quello che sto dicendo. Con grandissima semplicità, col prodotto animato si può spiegare in brevissimo tempo un contenuto diversamente difficile da comunicare con live o con altre tecniche. Vi faccio vedere il filmato, poi ne parliamo. L'audio, vediamo se forse è questo. Sì, è lui. Scusate. Allora. Questo è un filmato che appunto, come vedete, tratta un tema molto importante. Anche questo è nato per comunicare nelle scuole, ma se lo abbiamo visto adesso è una comunicazione molto efficace prima di tutto, secondo me, per gli adulti anche, perché con dei cerchi, dei quadrati, delle forme si riesce a comunicare un concetto molto complesso in sé da spiegare diversamente. Quindi l'animazione proprio è uno strumento che permette di memorizzare, adesso si erano fatti vari lavori anche con Piero Angela e su vari studi, anche che ricerche aveva approfondito Piero Angela, lui stesso diceva che il disegno animato, il disegno è proprio uno strumento che rimane memorizzato molto di più nella testa, nel cervello umano, perché è un qualcosa di totalmente nuovo, un qualcosa di fantasia. E non è una ripresa che io posso fare qui e ora e tutti già noi diamo un po' per scontato, conosciamo già perché conosciamo la figura umana, conosciamo gli ambienti. L'animazione permette proprio di creare qualcosa di nuovo e quindi rimane molto più impressa. Quindi, partendo da questo spunto, quindi utilizzare l'animazione,
Abbiamo portato lo stesso con l'idea, il nostro lavoro insomma a servizio di questo bel progetto e abbiamo iniziato a lavorare innanzitutto sui temi, siamo partiti dalla richiesta di ARPA, quindi lavorare su questi quattro libretti, i contenuti sono l'alimentazione, l'acqua, l'aria e i rifiuti, che sono appunto i quattro macro temi. E ecco, proprio come si diceva, inizialmente si voleva sviluppare un libro molto importante a livello di pagine. Abbiamo deciso di invece, tra virgolette, risparmiare sulla stampa e sulle pagine, mettiamola così, per portare tutti i contenuti, gli approfondimenti su un'app e per creare molta più interattività. A me piace dire che abbiamo creato questo libretto che è uno strumento attivo, cioè diventa veramente uno strumento necessario. Poi vedremo, necessario sicuramente, ma poi si possono sviluppare anche in altri modi, si può attivare anche in altri modi. Comunque è uno strumento che non rimane solo cartaceo, è uno strumento vivo che ci permette di interagire. Questa cosa, ecco, era forse anche un nostro spunto iniziale perché ricordo anche io quando ero a scuola arrivavano tanti materiali cartacei nelle classi e il rischio è poi sempre quello, molto belli, molto interessanti, ma fuori dall'orario scolastico poi vengono un po' almeno. Adesso non so se dico cose fuori dal mondo, però ricordavo che appunto venivano un po' accantonati o comunque passavano in secondo piano su altri materiali. Quindi ci sono in questo progetto i quattro libretti, ogni libretto ha una sua app, che è un'app che adesso vedremo poi in maniera molto chiara, e poi un sito web che racchiude un po' di informazioni e permette anche di scaricare il PDF dei libretti. Quindi, ci sono i libretti, si sono stampate una serie di copie di questi libretti, ma in tutta Italia, in tutto il mondo, in sé, si possono scaricare e stampare direttamente a casa, anche in bianco e nero. Poi tutti gli strumenti che vedremo funzionano comunque, insomma, non ci sono elementi magici all'interno delle pagine, è una stampa normalissima che permette l'interazione. Quindi questi sono un po' i tre elementi. Qui potete vedere appunto quello che stavo dicendo, quindi alimentazione, acqua, aria e rifiuti. Siamo partiti proprio dall'alimentazione sulla scia di Expo e come vedete le app poi chiaramente sono utilizzabili sia su iOS che Android, tablet o telefoni vari. Vado un po' rapido così andiamo poi nel lavoro vero e proprio. Qui alcuni studi di preproduzione, quindi anche qui c'è stata tutta un'analisi molto approfondita di come rappresentare dei personaggi, volevamo dei personaggi che ci accompagnassero, un po' la classica mascotte dei progetti. In questo caso abbiamo pensato a due personaggi che rappresentassero un po' la flora e la fauna, quindi sono Max e Flo. E qui vedete alcune prove, alcune lavorazioni. La cosa secondo me interessante è poi aver unito animazione con ambienti reali, con fotografie o con filmati reali. Perché questo? Parliamo di ambiente, dei luoghi intorno a noi, quindi è stato interessante. E avevamo fatto anche delle prove, come vedete, di illustrazioni, di rappresentare il nostro ambiente in maniera illustrata. Secondo noi si perdeva poi l'effetto di vicinanza anche del bambino, cioè del sentirsi all'interno di un ambiente e dell'ambiente che vive tutti i giorni. Quindi abbiamo scelto di lavorare proprio solo con le mascotte che ci accompagnano nei luoghi che viviamo tutti i giorni, nel bosco, vicino al lago o così via. E poi la scelta di utilizzare la realtà aumentata. Queste sono un po' le scelte stilistiche che abbiamo preso, quindi un mix di tecniche con poi uno sviluppo tecnologico di realtà aumentata. Ora, queste app sono la prima app, la potete già scaricare, potreste già anche scaricarla qua per provarla, adesso ve la faremo vedere noi. Comunque Google Play e App Store, se cercate ARPA Lombardia, c'è un'app di ARPA con all'interno le quattro app singole del progetto, c'è già la prima che si può scaricare, le altre tre le vedrete, ma sono in stand-by perché sono in consegna, diciamo, nei prossimi mesi. Oppure appunto potete scaricare direttamente l'app di Ambientiamoci cliccando Ambientiamoci. Adesso io ecco, passerei sulla parte più operativa e quindi mostrerei come funziona tutto assieme a Riccardo Falco che ha seguito Posso stare qua? tutti i Non contenuti. fastidio, resto qua.